Tre piatti, beh, partirei con il primo che in realtà poi è l'ultimo nato, che sono queste ostriche che vengono staccate dal guscio, vengono poi avvolte in un velo di retina di maiale, la retina quella che diciamo si ricava dal maiale, viene avvolta e vengono rosolate per circa 2 minuti in una padella, in maniera che la retina si sciolga, rilasci un po' di sapore, diciamo, di grassezza e allo stesso tempo però all'interno dell'ostrica rimanga freddo perché l'ostrica non va mai cotta. Il risultato è quello di avere un sapore fresco, crudo, ma allo stesso tempo con una nota grassa, ma diversa da quella dell'ostrica. L'ostrica è grassa, ma molto diversa, che è data invece dalla retina, per cui con un sapore leggermente di carne, di succulento, che dà un equilibrio pazzesco a questo piatto. Poi in realtà non è un piatto, sono due ingredienti, ostrica e retina di maiale. Poi la retina quando si scioglie non ce n'è quasi neanche più, per cui rimane ancora uno. L'abbinamento con un pasticcio di pantelleria dell'azienda Abraxas nel 2008, come diceva prima Carlo, è un piatto dove c'è il gusto fresco e crudo dell'ostrica e la sua grassezza che va a compensare con la grassezza della retina. Ho bisogno di grande mineralità, grande eleganza, un po' andare a smorzare e esaltare questo, quindi con un pasticcio molto iodato, molto minerale, questi tocchi anche salini, ci risalta questa preparazione.